Eccoci qua. Salve a tutti ragazzi. Eccoci. Buonasera. Eccoci pronti, prontissimi. C'è stato un piccolo botto. Tutto bene, ci siamo, ci vedete, ci sentite. Esatto. Eccoci qua. Perfetto, perfetto. Dai, yeah, Buonasera dai. a tutti. Benvenuti in questo nuovissimo episodio di Anime Versus Manga. Finalmente oggi purtroppo ci sono stati infiniti problemi tecnici uno dietro l'altro che ci hanno in qualche modo cercato di boicottare, ma noi abbiamo resistito e siamo qua. Quindi Ci hanno questa soltanto è la cosa più rallentato, non possono ma fermarci. Ma non ci possono fermarci. Mai, mai, mai. mai. <ride> Impossibile a tutti. fermarci. Grazie, Eccoci grazie. Eccoci qua, a tutti metto un attimo la certo. chat Eccoci. a schermo. Eccoci qua. Molto grazie. bene, oggi domenico si parla di due opere che sono proprio nel, nella tua sfera... Di, di sentimenti, insomma, abbiamo di tante opere che appassionano è vero, è vero. me in questi mesi e abbiamo praticamente eh, passato veramente quasi tutto il catalogo mm. eh, principale, insomma, anime di pre-video. Abbiamo... Visto più di 50 manga e anime nel, in quest'anno, quest siamo quasi guarda, a fine anno. Ora, sembra un discorso che dovrei fare a fine dice. dicembre, ma sì, esatto. È l'ultimo. Sembra, che, sembra di... che stiamo chiudendo, <ride> no, no, no è, solo, è solo perché comunque abbiamo fatti veramente tanti. e Nel eh, frattempo sì. ne sono stati aggiunti ovviamente ora, tanti guarda, nuovi a catalogo. Quindi... Guarda, ora che tu mi dicevi il numero effettivo di quelli che abbiamo esplorato di cui abbiamo parlato. È un numero veramente grande, cioè quante storie abbiamo proposto al pubblico qua di Prime Video raccontandogli quello che possono trovare sul catalogo, quello che possono guardare e poi magari anche scoprire una volta che si sono appassionati anche nella loro forma cartacea originale o Cetania, perché a volte è capita anche che l'anime sia la forma originale e il manga venga dopo. È, è davvero stato un percorso grandissimo. Non faccio come i calciatori che se ne stanno andando. Capito? Ma no, è stata un'esperienza fantastica. Il Mister ha sempre <ride> allenato bene lo spogliatoio top e tutto il catalogo fighissimo, effettivamente. C'è sì, da dire abbiamo che abbiamo parlato un sacco di pieno cose. Pieno. e Man manca ancora qualcosina, abbiamo detto no, proprio tutto, tutto, ovviamente ci siamo concentrati su quelli che sono i titoli che appassionano anche noi, cioè per quando Obiettivo. si sale verso su Manga con me ho parlato di quelli che appassionano anche di più me, con Domenico abbiamo cercato magari di tirar fuori titoli che io non conosco in modo tale che in questo caso io faccio conoscere qualcosa a Domenico e Domenico qualcosa a me e nel frattempo facciamo conoscere tutto a voi, ecco, quello era un po' poi l'obiettivo e oggi siamo in uno di quei casi in cui Domenico ci porta qualcosa. Che, che io non conosco e che magari io credo che Domenico, l'opera di cui andiamo a parlare oggi, eh, mi riferisco a Chiashan, tu sia, possiamo dire, il massimo esperto del mondo allora io mi sento di dire... no. europeo europeo no, assolutamente sì, esatto non voglio farmi troppo saputo come si dice a napoli quindi perché... magari mondiale no però europeo penso di esserlo perché ora io faccio il pool sempre. vediamo e... sempre no, non posso farlo io il pool è vero lo faccio io devi faccio farlo io. tu tocca, tocca farlo a te lo faccio io certo. devi solo fare avete letto visto chiashan banana fish o nessuno dei due voglio vedere oggi le percentuali perché secondo me parliamo di opere che in pochi eh, con pochi hanno familiarità e confidenza questa è la cosa migliore, così poi ve le facciamo conoscere e magari venir voglia di, di recuperarle, ecco. Esatto, che è poi l'obiettivo di queste nostre live, quello di far scoprire quante più cose pubbliche c'è al pubblico <ride> eh, avete il sondaggio in chat ragazzi, naturalmente quindi se volete, Pronto. questo è il momento per far sentire forte la vostra opinione e, <ride> e Luca diceva <ride> questa cosa che purtroppo è tristemente vera, nel senso Kiashan è stato eh, uno degli anime più eh, rivoluzionari del suo periodo, c'è da dire. Eh, quando è uscito Kiashan è uscito in un momento dove il Giappone stava ancora sperimentando molto da un punto di vista animato, eh, prima di arrivare ai Real Robots, quelli di Tomino, tanto per intenderci. E... Però attendo il sondaggio giusto per capire anche sì, 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 come, un come il pubblico, eh? come il pubblico eh, si sta muovendo, come la, la, sta, come la pensa. Fra, non ma sai. non hai messo nessuno dei due. Fra, devi mettere nessuno dei due. Manca terza opzione. Tocca rifare il sondaggio. Casino, no, va. ma terzo, la terza opzione è... si astengono e eh, ma così non votano poi devi, devi dare la possibilità di mettere nessuno dei due che è impossibile è impossibile lavorare così, così va, bene, no? va bene va bene allora mettiamo anche nessuno dei due <ride> mettiamo anche nessuno dei due eccoci tocca sì. rifare tutto eh, ragazzi si rifà, si rifà velocissimamente tanto sì, si fa al volo al volo sì, sì. attenzione sì, ma... totale ecco vale. eh, sono Domenico anch'io insomma eccoci qua e eh, quindi tu volevi metterti in quelli che hanno votato e anche tutti e due anche tutti e due <ride> È giusto perché no, adesso niente. dobbiamo ampliare, certo. Certo, tutto qualsiasi, qualsiasi cosa. Eh. No, io, Chiashan, l'ho conosciuto grazie a Domenico quando ne abbiamo parlato. Ecco, abbiamo avuto modo di, di sentirci, insomma, off come ci sentiamo sempre off live. E sì. quando me l'ha proposto, onestamente, io l'avevo solo visto come immagine nei DVD o nei Blu-ray, ma non, non l'avevo mai neanche preso in considerazione perché comunque la mm. prima fu del 73, cioè è l'anno in cui è nato mio padre. Sì, 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 sì. chiaramente cioè, non, non appartiene nemmeno, al, nemmeno alla mia generazione, generazione, figuriamoci, cioè, eh, però è un'opera così forte e seminale che poi è stata reinterpretata tante, tantissime volte, avremo modo di esplorarlo in questa serata, eh, giusto per toccare quello che secondo me è più valido. Comunque sto vedendo okay. che in realtà Sì, sera... per assurdo più che Hachan che Banana Fish che non me l'aspettavo. Più, più conosciuto a quanto pare Vabbè, chiaramente anche per la patina storica diciamo, per la legge sì, dei grandi, grandi numeri. Totale, sì, sì, se guardiamo sul totale comunque è una minoranza però sì, sì, assurdo sì, sì. Cioè una stra... penso che nessun anime ha avuto mai un, un rapporto visto e detto così basso esatto. di cui abbiamo trattato. Oggi veramente stiamo facendo una lezione <ride> di storia, letteralmente. Esatto, esatto, è più una lezione di storia praticamente. Però sono contento. Eccoci qua, le... grazie le... mille per aver votato. Pronti? Eccoci, eccoci, tutti quanti. Eh sì, siamo trovati. intorno a 15, Urbana Fish, 20, Chiaschan e due terzi, insomma, non ne visto nessuno dei due, quindi questa sera c'è da imparare. Eccoci qua. Eh, direi di sì. Ma è stato domenico che, diciamo appunto, non è neanche un'opera della tua generazione, è vero, è stato un reboot. Adesso sì, 15 che... anni fa praticamente ce che... ne sono stati, in realtà ce ne sono stati di più insomma di omaggi perché Chiavian cioè... sì, è un eroe possiamo dire eh, transgenerazionale perché è cominciato negli anni 70 ed è rimasto lì per un po' ma dopo la sua mm -hmm. potenza è, è sempre ritornata forte nel, nell'immaginario comune perché come ti dicevo prima siamo in un momento di Sperimentazione, un momento dove devono nascere delle cose per il Giappone che ancora non esistono. E cosa sono? Perché praticamente prima c'erano soltanto i robottoni, quelli di Gonagai, quelli grossi, giganteschi e basta. E invece i real robots, quelli di Tomino, sarebbero arrivati soltanto eh, qualche anno dopo, alla fine degli anni 70 sostanzialmente. Questo è, è un. Vi anno... parlavamo tra l'altro. Poco fa ne stavo parlando io del maestro. Stai parlando del maestro nomino... e parlando del Perché ho avuto, ho avuto modo appunto di vederlo in, di persona in una fiera. E, mm. Insomma, era il 2012, quindi dieci anni fa ho avuto modo di, di vederlo veramente un, un grande sotto ogni aspetto. Eh, Tom, Tomino, sai come è conosciuto? Sai qual è il suo soprannome? Tomino ammazza tutti. Le sue storie sono: non sapevo tragiche. questa cosa. Sì, non sì, sapevo sì. questo soprannome, il, questo è il suo nickname. <ride> Perché tutti i personaggi che scrive, che racconta, poi fanno una fine tragica, insomma, e, ed è anche Terribile questa un, cosa. un punto di unione, in realtà, ma no, è semplicemente storie drammatiche. <ride> storie storie certo. di guerra che racconta quindi, inevitabilmente, purtroppo. Eh, il mondo poi ce lo ricorda sempre questo, storie di guerra sempre attuali, storie di guerra purtroppo attuali e mh, dove qualcuno viene a mancare. E ugualmente anche Chiashan come filo conduttore con eh, mm -hmm. Tomino in questo momento, ti dico, si trova sulla stessa linea d'onda perché Chiashan non solo racconta un conflitto, ma eh, Chiashan nel suo essere estremamente sperimentale. Eh, ci porta a fare una domanda che poi ritorna sempre prepotente, una domanda sulle energie rinnovabili, sulla ecosistonabilità: perché eh, quando la Tatsunoko negli anni 70 cominciò a raccontare questi, questi grandi eroi, questi sono i supereroi della Tatsunoko, come Tecaman, Polymer uh -huh. e Kyashan, ovviamente. Diciamo che ci sono delle, delle ibridazioni tra uomo e macchina e il punto di base su cui insomma si comincia a ragionare con Chiashan è proprio questo cioè noi siamo in un futuro abbastanza vicino diciamo tipo il 2000 va inventato neg negli anni 70 dalla Tatsunoku e per risolvere il, prob il problema dell'inquinamento terrestre c'è questo professore Kotaro Azuma che inizia a sviluppare delle tecnologie ecosostenibili da mh, perfezionarsi con la creazione di alcuni automi che possono aiutare l'uomo nel lavoro, eliminano l'uso della benzina, altre sostanze nocive per l'ambiente, insomma, un obiettivo nobilissimo. Però purtroppo, come in tutte le belle storie che mm -hmm. si convengano, queste buone intenzioni gli si ritorcono contro. Perché? Ehm, per qualche misterioso e assurdo motivo architettonico, questa famiglia giapponese vive in un castello gotico tedesco in cima al grigio di una montagna. <ride> Carissimo, questo è, Fammi... è scontato ovviamente, sì, sì. un attimino. No, se non lo facevano si sentivano male. E praticamente ogni <ride> mh, tempesta di fulmini che arriva becca tutti, tu, tutte le, le guglie, tutte mm -hmm. le torri in cui ci sono praticamente dentro questi automi che sta sviluppando e una notte, okay. una notte arriva un fulmine fortissimo che manda in cortocircuito il primo di questi robot il modello eh, BK Braiking che per via di questo fulmine, non si sa come, non si sa perché sviluppa una autocoscienza malvagia diventa cattivo e c'è una scena proprio molto inquietante tipo Frankenstein dove lui prende vita e si muove tutta l'inquadratura, è veramente spaventoso. E quindi, insomma, sviluppate questa autocoscienza. Altrimenti... Daniel Simone scrive: Non cioè... l'avrei mai detto, no, no, sono eh fulmi Vai nel castello gotico in cima. Eh. Cosa poteva mai succedere? Cioè, sì, assolutamente. Praticamente, questo, questo androide decide di creare un esercito. Fonda l'armata Andro eh, da androidi eh, mm -hmm. e crea questo enorme esercito meccanico e comincia una guerra devastante per conquistare la Terra ed estinguere la razza umana. Allora, che cosa succede? Mo qua qua c'è il dubbione. Il dottor Azuma. L'unica cosa che può fare per contrastare questo esercito invincibile. È utilizzare suo figlio, Tetsuya, perché ehm, è compatibile, il corpo di questo ragazzo è compatibile per fondersi con un androide superiore. Quindi diventare un nuovo tipo di androide che il padre... Casualmente stava già progettando E che ha la stessa Altezza eh, e del figlio Chiaramente Ma Identico Tut poi ovviamente. Tutto, tutto per sbaglio Tutto <ride> questo accade per sbaglio ovviamente E, eh, e quindi decide il, il ragazzo Tatsuya Decide di sacrificare la sua umanità Per fondersi con questo Modello robotico e diventare Un nuovo tipo di androide Dal nome Kyashan Ok Accade che nel frattempo, purtroppo per via di altri androidi, eccetera, muore anche il suo cagnolone e viene resuscitato anche questo dentro un robot che il padre casualmente sempre stava costruendo a forma proprio del cane uguale, però blu e robotico, ovviamente. Il cane Frender da Friend, amico. Se, allora, sembrano tutte Io delle presto, grandi diciamo... coincidenze, Sì, dire. sì, sì, cioè... sì vabbè, <ride> sto se... ascoltando con molta curiosità questo, sì, poi più parleremo ad... per bene. Guarda, più ci addentriamo, più sembra quasi che il padre abbia fatto tutto apposta. Tutto... <ride> Eccoci. <ride> tutto per arrivare a questo punto qua. In realtà sono delle, eh, diciamo, delle ingenuità narrative, non c'è nulla certo. di, di maligno nelle azioni. No, delle del tristi padre. coincidenze, ecco. Esatto, però sono del... è, vero, è vero, sono esattamente delle tristi coincidenze. E, e questa serie è veramente quella che poi ehm, diciamo è la più conosciuta nella trilogia dei supereroi, come ti dicevo prima, Poli, Tecaman, eh, che sono poi del 74 e del 75. E questa è in assoluto, mh, quella di Chashan, la saga più mm -hmm. rappresentativa dello storico studio d'animazione dei fratelli Yoshida, la Tatsunoku un debutto che arriva a ottobre del 1973 in contemporaneo con Gatchaman sempre della okay. Tatsunoko che aveva iniziato la sua programmazione però un anno prima era in piena trasmissione Gatchaman era la, una delle serie più viste indici d'ascolto mai visti eccetera eh, bellissimo però Kyashan riesce a catturare molto gli spettatori ehm, per dei toni Molto maturi per un, diciamo, un velo di tragedia un po' in tutte le sue avventure. Se è vero che questi eroi eh, della Tatsunoku erano un po' una risposta a quelli più famosi americani, no? i supereroi in tutina mm -hmm. americani, Sì, sì, vediamo. Insomma, sembra <ride> un uh, Power Rangers sì, con esatto, questa sì, tutina sì, sì, molto attillata. Eccoci, esatto, esatto. Eh... Chiashan è una storia estremamente drammatica, anzi pure mm -hmm. poco consolatoria, perché in mezzo a tutte queste cose succedono delle tragedie senza fine in un mondo che eh, qua e là ricorda spesso l'Europa, l'Italia principalmente, ci sono delle, dei posti che ricordano proprio Roma, Firenze, eh, il, il mondo in cui vive Chiashan è chiaramente... Un'Europa un po' ibridizzata, un'Europa del futuro, dove ci sono tanti okay. elementi eh, diversi tra loro che confluiscono in queste architetture, però di stampo spiccatamente europeo e si percepisce sempre. E, e ci sono sempre battaglie. Ogni giorno c'è da combattere questa guerra contro l'armata degli andro. Il problema di Chashan è che, essendo diventato l'unico della sua nuova specie, perché non ci sono androidi come lui. Quelli che il padre stava progettando prima sono di una tecnologia diversa, che poi Brian okay. King ha, ha finito di costruire, ha diciamo, innestato la sua malvagità dentro di loro, li ha riempiti di cattiveria. E, e sono talvolta anche senza coscienza, semplicemente dei robot che vanno in giro a portare distruzione. Dall'altra parte ci sono gli umani, e ci sono gli umani che naturalmente soffrono questa guerra. Ci sono gli ultimi ribelli, quelli che cercano di contrastare gli andro, e ci sono i politici arroccati nelle loro roccaforti, ci sono eh, naturalmente i vari capetti, piccole bande che, che poi vogliono ottenere potere. Insomma, c'è un bel parterre di umanità. Ma questa umanità, una volta scoperta la natura di Kyashan, finisce per detestarlo perché non è più umano. E quindi si ritrova, certo. si ritrova sempre a dover sbattere di fronte al muro della discriminazione. Lui che è diventato un androide, l'unico della sua razza non è per salvare gli umani. Altro. Esatto, non è più umano, non è più uno. Non è un androide come gli altri. E quindi lui è esattamente a metà. Un eroe costantemente spezzato dal desiderio di voler salvare l'umanità però essere odiato da essa qualora scoprissero il suo segreto, scoprissero che lui è in parte androide. E dall'altra parte, tutti quelli che potrebbero essere invece i suoi fratelli veri, gli androidi, lo odiano con tutte le forze perché mm -hmm. eh, che... combatte contro di loro, insomma. Messa così sembra quasi non possa esserci un risvolto positivo. Cioè, non vedo come, eh, pensavo, facevo un parallelismo col molto più recente Naruto, no? In cui lui è metà uomo e metà demone in pratica a un certo mm. punto E comunque al circuiterio la, la volpe dentro di sé eh, parallelismo sicuramente diverso però calzante. in quel caso c'è è, è calzante ma Naruto ha la volontà sì difendere ma fare in modo che diventino in qualche modo suoi amici qua io non vedo questa volontà di farsi amici che invece è prorogativa di altri tipi di shonen è qua difficile. siamo proprio sul difendere, quindi quale può essere un risvolto positivo? Ci cioè, può essere, soprattutto un risvolto positivo ci oppure Ci sono dei no. risvolti positivi. Ok. Il okay. centro della serie è fatto di tanti episodi anche slegati tra loro. Diciamo che c'è una continuità all'inizio della serie e alla fine di essa. Il centro però ci mostra comunque tante nuove sperimentazioni narrative, l'incontro okay. con altri personaggi Altri scienziati o soldati che vogliono difendere l'umanità e che, un po' alla volta, comprendono Chiashan e, soprattutto, c'è la fidanzatina di Tatsuya, fidanzatina che okay. si chiama Luna. E, e Luna, fin da subito, aveva riconosciuto uh, Tatsuya in Chiashan e, e Flender, naturalmente il suo cagnolone, quindi aveva compreso subito di chi si trattasse, però. Viene trattata, diciamo, con freddezza da Kiashan per evitare che essa venga ferita, per evitare di prendere parte ai combattimenti. Ma dopo un po' anche Kiashan si fa capace e, e cominciano insieme questa, questo peregrinare per il mondo a combattere e cercare di salvare tutti gli insediamenti umani che trovano sul loro cammino. Quindi, diciamo, la salvezza, in qualche modo, c'è nella visione femminile di Luna nell'immagine di lei che consola Kyashan e al tempo stesso lotta perché è figlia di uno scienziato uh -huh. amico del papà di Tatsuya che ha creato un'arma in grado di sconfiggere gli androidi quindi insomma lei ha la sua pistola per combattere, lui usa le arti marziali e usa delle coreografie stupende, credo che di Kyashan la cosa più bella da vedere Oltre i fondali, e naturalmente poi diciamo questo, questo racconto: sono proprio le battaglie molto coreografate, okay. tanti salti, eh, tante mosse di, di karate, proprio le chop. Proprio così, lui con le, con le sue mani può fare a pezzi un androide di ferro gigantesco. E, e quindi spesso si vedono le chop oppure i calci, gomitate. È molto fisico effettivamente come eroe. E, e poi c'è Flender che è il suo cagnolone, dicevo in grado che è diventato, di... esatto, è, è diventato robot è diventato robot ed è in grado di trasformarsi in qualunque mezzo serva a Chiashan ok quindi è molto Power Ranger in quel senso esattamente a questo punto di vista è molto Power Ranger e, e vediamo il cane in una mh, diciamo animazione impossibile diventare talvolta una moto talvolta un aeroplano talvolta un sottomarino oppure una scavatrice con le trivelle davanti. Cioè, insomma... Ok, qualsiasi cosa. Tra l'altro, Valerio dice quando guardavo Valerio dell'88... quindi 34. Sì, eh, quando guardava piccolo Chiashan mi piaceva tantissimo e la cosa non è cambiata e metteva un'angoscia pazzesca. Ecco, ecco. Chiashan veramente la mette un po'. Ma dove lo, dove lo vedevi, Valerio? C'era tipo in. Uh, perché io, non, io quando guardavo da piccolo i cartoni, proprio non c'era, proprio sono sicuro che non l'ho mai visto neanche per sbaglio. Io ti dirò: come Ti dico come ho conosciuto io, Chiasciani. Intanto che Valerio okay. risponde: Sì, sì, sì. E sì praticamente sì. È, ero bambino, mi regalarono una busta, sai, di quelle buste sorpresa con dentro giocattoli, videocassette, libri. E dentro c'era una ah, tre... sulle reti private addirittura erano ok. Sì, sì reti okay, private non, non, era, non era trasmesso comunque sulle reti nazionali okay. in ogni caso, okay, sempre, okay. sempre reti private. E io invece lo scoprì con una videocassetta, proprio una VHS con dentro okay. i tre, tre episodi che sono collegati tra loro. E quindi da, da bambino subito a scoprire questa cosa e poi a cercarlo. E gi già da bambino ero uno dei pochissimi che in realtà lo conoscevano. Khiashan perché certo. no, non era proprio un cartone per i bambini, anzi, sì, direi, sì, sì, direi no, le tematiche sono molto adulte esatto, nel senso, è, è veramente molto adulto. Tra l'altro, eh, prima di arrivare poi al nocciolo della questione di Chiashan, c'è sicuramente da ricordare, come mi eh, suggerisce Cottreven 89, di nuovo parlare del padre. Perché è vero che il dottor Azuma chiaramente non è una persona malvagia. Però succedono sempre delle cose strane per le quali lui, per qualche mistero... Degli sfortunati incidenti. Ma lui c'ha proprio una passione. Pia e trasforma tutte le persone a lui care in robot. A un certo punto... Perfetto. Ti, ti <ride> dico, a un certo punto della storia eh, c'è questo momento dove devono dare un suggerimento a Kiashan. Moglie e marito, e i genitori di Kiashan, sono stati rapiti da Braiking e gli devono dare un suggerimento. Devono aiutarlo in qualche modo. Allora, al padre viene l'idea geniale di trasferire la coscienza della moglie dentro un cigno robotico. Cigno ma robotico è che è l'animale preferito di Briking. Quindi sta sempre lì, vicino al cattivo, ascolta tutti i suoi piani per riportarli poi al figlio. Certo. Ma può parlare con lui solo quando c'è la luna piena. I raggi della luna devono proprio colpire certo, il robot e appare... La coda del robot che diventa un grandissimo cigno. No, non è, non è, quello... <ride> non è proprio no, così. So... Non è proprio così. <ride> Ma quando la luna, i raggi della luna colpiscono, insomma, la, il, il robot, appare la donna e, e lei ra può raccontare le cose a Khyashan. Può dire che cosa è successo, cosa deve fare. Insomma, può attuare una contromossa. Ora io ripeto, chiaramente a sentire tutte queste storie, sembra veramente che il padre abbia pensato a tutto sembra quasi che lui sì, desideri sì. che accadano queste cose. Un po' un, un genio sui Generis. Non vede l'ora di creare questi robot un po' come il Dottor Slump. però anni. Gli piace fare delle cose robotiche. Ma il, il motivo per cui Kashan. È centrale nel racconto della, mm -hmm. della Tatsunoku, eh, ovviamente senza tener conto del fatto che eh, si tratta di una serie diretta da Hiroshi Sasagawa, che fra l'altro è il creatore delle Time Bokan, le macchine del tempo, creatore okay. di, la, di tutta quella serie della Tatsunoku. Eh, dove qui riversa dentro tutta magari la disillusione, il nichilismo di quello che eh, si può percepire nella vita eh, il fatto che Kiashan è un eroe eh, ecosostenibile perché il padre comunque c'aveva questa idea in che senso? Kiashan per essere così forte ha bisogno di una grande quantità di energia una energia che ehm, prende sostanzialmente dal sole quindi è come dire un supereroe A energia solare Bello Così le colleghiamo a tutto il resto allora esatto, esatto. Il problema è che Spesso Kiashan Attacca i cattivi Soltanto Di notte Perché La madre gli può dare i consigli Solo di notte Quando c'è la luna e quindi talvolta non può aspettare ah, il giorno dopo per questa contromossa. Vedo, vedo questo filo conduttore in tutta l'opera in cui c'è già una forte coscienza per quanto riguarda sicuramente i rinnovabili, un problema mm. che insomma, si è a risolvere qualche anno fa, ma che evidentemente era molto chiaro già 50 anni fa. Sì. Però c'è una sorta di rovescio della medaglia enorme, cioè ogni qualvolta si prova a risolverlo con eh, diciamo fonti che siano in qualche modo rinnovabili c'è sempre una cosa che non va ad esempio lui va in solare ma può parlare solo di notte cioè, e quindi non funziona il pacco batteria. immagino non ce l'avesse esatto, nel quindi, senso, dopo un po' si esaurisce questo. però, 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 attenzione però, eh, però è interessante secondo me allora, proprio adesso senza diventare eh, ok ti faccio continuare Sì, perché, perché ancora... diciamo c'è comunque un modo per risolvere delle cose anche, okay, anche se rimane senza energie, e spesso questo succede nella serie, lui rimane completamente cieco a volte. Cioè, la cecità è il primo segno del fatto che sta esaurendo le energie. Si sta scaricando. Esatto, che si sta scaricando. Comincia a non vedere più, comincia a non combattere più bene. Lui è comunque indistruttibile. Cioè, nessuna arma al mondo può distruggerlo. Nulla può distruggerlo. Lui si può scaricare, e potrebbe essere... Che ne so, chiuso in una cassa di piombo e non ricevere mai più l'energia solare e rimanere spento per sempre, ma non si potrebbe mai deteriorare, deteriorare. rimarrebbe sempre integro. Ok. Infatti, cioè, più, no, più volte no. viene attaccato in questo modo con delle bombe che esplodono, distruggono tutto, ma lui è intero. <ride> è indistruttibile, ma non ha senso questo. Un <ride> po' troppo, forse. <ride> Un po' troppo overkill, cioè... Dai, diciamo questo, questo diciamo, è il malus: in realtà, perché è ah, poi... il malus il fatto che sia sì. indistruttibile. Sì, è il malus, perché poi arriva a un certo punto, quasi a desiderare che questo cammino certo. finisca. Perché odiato è da tutti, chiaro. combattere tutti i giorni. Insomma, non fa una bella vita. Il, il suo desiderare di salvare l'umanità eh, lo porta a volte a doversi confrontare. Con um, l'ineluttabilità della vita, con un certo nichilismo, okay. è, è dura per lui comunque tirare avanti. E, in, e infatti, in quelli che poi saranno eh, gli installment successivi di Khashoggi, perché Khashoggi poi è stato raccontato di nuovo negli uh -huh. anni 90 e anche negli anni 2000, eh, diventa sempre più un eroe quasi oscuro perché. Eh, diciamo che negli anni '70, anche se era molto teso, questo racconto, come ti ho raccontato, un, un po' per queste ingenuità narrative, alla fine le puntate mm, scorrono veloci e nemmeno troppo okay. pesanti. Anche se c'è quel velo di tristezza totale, però... di angoscia, leggevo, cioè... esatto, esatto, c'è mol molta angoscia in Chiashan, Però, siccome una volta vedi i toponi che, che sparano fuoco, ti giuro, la prima volta che ho visto in que quella puntata era incredibile. Assurda, assurda e spaventosa. Ci sono dei gatti in questi vicoli di una Roma desolata che girano per cercare da mangiare. dei gatti cattivissimi, proprio sai, di quelli con gli occhi luminosi nel buio, eccetera. E c'è di fuoco totale. Il fuoco è quello che arriva <ride> dopo. Perché appaiono questi toponi. Appaiono questi toponi giganteschi che sparano letteralmente il fuoco da bocca e sconfiggono tutti i gatti randaggi. A quanto sono grandi questi topi, eh, pap, topi normali. Topi normali. Però chiaramente potenziati dall'ingegneria malefica ah. di braiking che rende cattivo qualsiasi cosa tocca. Allora, io trovo, eh, vorrei un attimo mi eh, cercassi di sviscerare meglio la parte del fardello di questa immortalità non carnale, ma immortalità robotica. Nell'essere indistruttibile, cioè, per lui è un peso il non poter cessare di esistere in pratica. Esatto. Ma non c'è nessun modo quindi... Diciamo che lui possa... Uh, diciamo che dei modi qua e là cercano di trovarli anche nella serie. Okay. Eh? Perché ci sono armi che possono distruggere gli androidi, armi che possono effettivamente... Eh, deteriorare qualsiasi cosa intorno a Chashan, quindi comunque lui potrebbe, potrebbe sopravvivere, ma facendo una vita grama distruttiva, cosa che poi accade okay. in, un in un racconto del, del futuro. Sostanzialmente, <ride> esatto. A lui purtroppo è destinato a sopravvivere per sempre, è una specie di stele. Lui è una, okay. testi è una testimonianza. Oltre ad essere diventato l'ultimo baluardo della difesa dell'umanità, lui diventa l'ultimo ricordo dell'umanità, effettivamente. Ma lui, cioè così, rimane confinato a una vita di eterna solitudine? Perché questo, questo eh, toccherà scoprirlo guardando Toccherà la scoprirlo serie. solo guardando l'animo eh, questo... di Ghiaccia. No, certo, Chiar certo. No. Chiaramente, no, non possiamo. Un po troppo... Non possiamo scelerare. faccio speculazioni. Cioè, ne, quello che dicevamo prima era proprio il fatto che lui non si è accettato né da una parte né dall'altra a combattere. Quindi si trova esatto. in questo limbo in cui nessuno sembra volerlo apparentemente. Che è terribile. Perché così lui si ritrova sempre solo e solo... L'eterna solitudine credo che sia la condanna più grande per qualsiasi essere vivente, esatto. Eh, quasi quasi. Solo l'amore può scioglierlo da questo sortilegio. E eh, infatti, per fortuna, l'amore c'è, appunto, come ti dicevo, c'è okay. Lu Luna che lo accompagna nei suoi viaggi. però ricordiamoci che è Luna non solo è, è una ragazza agguerrita è Comunque mm -hmm. mortale, cioè potrebbe succedere eh. qualsiasi cosa. Cioè... No, infatti l'amore può sciogliere questo sortilegio. Mm. Ero più letterale del possibile, non, non lo so. Sto ipotizzando, bisogna stare atten attenti. Insomma, a quello che si scioglie. Comunque, ah, eh... attenzione, attenzione. <ride> un attimino: c'è cioè, la cosa sbagliata, ma c'è eh? no, tutto a posto. Ma eh, chiasciano da questo punto di vista eh, diventa stoico a un certo punto. Eh, quello che diciamo serve all'umanità non è questo eh, soffrire, eh, ma è un continuo andare avanti. Quindi Chiashan decide di nascondere anche la sua sofferenza. Chiashan eh, si, si tiene tutto dentro. Quello che okay. non va nel mondo, quello che non va in lui. Preferisce davvero non esternarlo, conserva tutto dentro di sé e continua a combattere eh, per quell'unica promessa che ha fatta al padre, e cioè quello di eh, rimediare ai suoi errori, gli errori del padre, e cercare di salvare l'umanità il più possibile. Ci sono delle storie alternative dove questo purtroppo non accade e Kyashan rimane l'unico. Eh, sulla, sulla Terra, letteralmente proprio l'ultimo, eh, e... eh, non sono profili, sono storie alternative. Si, eh, si, sì, 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 cioè sono storie alternative, in esatto. Non, so, non sono okay. quelle che riguardano ciò che trovate sulla piattaforma di Prime Video. Ci sono altre storie di Khashan che, es okay. che esplorano questo concetto in una maniera diversa. Cioè, cosa succederebbe se poi alla fine lui non avesse salvato l'umanità? What if? Esatto, what, what if Kiyashan? Esatto, è okay. un What If Chiascian. e guarda di What If Hashan. In realtà, mi solletichi perché Hashan eh, era molto apprezzato in Italia tantissimo, un, un eroe molto famoso negli anni '80, certo. Negli anni '80, diciamo non la nostra generazione, non la mia, non la sì. tua. Io l'ho scoperto, di rimando ormai proprio le ultimissime cose. però i ragazzi mm -hmm. che eh, in Italia lo seguivano all'epoca. Hanno sicuramente potuto dilettarsi a leggere anche le versioni apocrife italiane di Chiashan disegnate nelle varie riviste. Ad esempio, ah, qui in cartoncino. Con regalo! C'era cioè, un regalo sicuramente, <ride> che, <ride> che purtroppo non possiedo. Però sembra una storia di pirati, cos'era quella? Ah no, Carissima. quello è un altro, no, quello è Shirab, è un altro un altro <ride> Ah, cartone. dentro hanno messo un, certo, esatto, cioè, certo, sì, sì, sì. anche qua, insieme. per esempio, c'è un ah, Tomino sopra. Eroi TV. Esatto, questo è Eroi TV. TV. Invece l'altro era cartoni... Ma scusate, sono autoconclusivi perché sembrano veramente molto sottili questi... Sì, 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 sì sono i delle, delle rivistone dell'epoca dove venivano raccontate queste, queste avventure che sì, erano autoconclusive. Dei fumetti italiani dedicati agli eroi degli anime giapponesi. E talvolta ricalcavano anche piuttosto bene lo stile della Tatsunoko erano delle storie eh, autoconclusive come potevi immaginare ma soprattutto colorate belle divertenti. con una gabbia simil bonelliana molto sì 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 ecco assolutamente, sì. assolutamente no <ride> non no no posto. Sì, 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 sì. Eh, de dentro c'è un sacco di di no <ride> ah, immagino, è no 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 questo numero di cartoni in tv è del 1981 fra non no. nemmeno tu no nessuno di noi era nato in questo <ride> nessuno, periodo neanche in chat nessuno proprio era nato qua. Ne, nessuno perché cioè, stiamo veramente parlando di una cosa del passato in tutti i sensi questo manco, manco ce l'ha la data quest'altro invece è, è, sempre... è... No. avanti Cristo questo qui <ride> no, ti giuro che soltanto sfogliarli arrivano delle zaffate Tremendo, eh, però... però... Immagino, immagino il metifico odore che sta venendo fuori adesso. <ride> sì, 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 è veramente incredibile, veramente incredibile, però... Insomma, no, questo... Non c'è una data, vabbè, era no, giusto no, no, per collocarlo data, sono... temporalmente. No, ma sono sempre gli anni Ottanta alla fine, perché queste, okay. sono, queste erano delle raccolte di altre cose, di eroi in tv, ma sono sempre gli anni Ottanta, perché sì, 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 qua è registrato... Al, um, al Tribunale di Milano nel 1980, quindi è eh... eh, sempre ecco la. stessa. Infatti Max dice, essendo del 72, le ricordo quelle riviste. Eccoci qua, abbiamo trovato qualcuno che se le ricorda. Grande! Grandissimo. Pensa, cioè, pensa che eh, adesso, insomma, sono quasi più dei cimeli, insomma, delle cose da, da conservare per Con testimoniare. Certo, certo, certo. Diciamo che uno diventa un po' Chiashan, perché anche noi testimoniamo quello che è accaduto in italia una passione così grande per questo eroe tanto poi da raccontare anche delle storie apocrife come ti dicevo quindi fatte soltanto per per l'italia mercato italiano poi solo per noi sì 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 solo che per il mercato bello. italiano ovviamente full color guarda tu sei robina ma quindi erano storie autoconclusive che erano mediate postume alla storia di Chiashan durante... che c'è nell'anime? No, no, durante... Il o partenza. tipo filler anche? Sono... Allora, guarda, eh, tenendo fede al fatto che, come ti dicevo, la parte centrale di Chiashan ha degli episodi che, diciamo, si autosostengono, sostanzialmente. Ok. Eh, anche eh, gli autori italiani hanno poi creato delle avventure che iniziavano che sì... e finivano nell'arco di... Quindi tutto torna... Pagine esattamente come era come era iniziato ecco c'è cioè un esatto esatto c'è cioè, diciamo, nulla che possa sballare un ritorno dello status quo sostanzialmente Perfetto. sì 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 non c'è nulla che veramente possa dare fastidio e, e qui infatti c'è flender come ti dicevo prima che quasi trasforma diventa un aeroplano eccoci qua Ah, può anche volare quindi non sono certo, mezzi certo. terra qualsiasi cosa flender jet Certo, certo, certo. Può diventare veramente cioè, ci cosa. mancherebbe. <ride> perché, perché non dovrebbe, soprattutto? Perché non dovrebbe no, no. Cioè, mi, mi, mi sembra il minimo. Insomma, facciamo diventare qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno. Ecco qua, ecco qua un'altra tavola. Anche il sole. Il sole che aiuta a chiasciare. Fondamentale. Senza il sole, ecco. Il vento azione. sono salvo. Il vento che sono salvo. via le nuvole perché dal sole. le nuvole. Il Frasi, sole sì, e lui sì, è beve letteralmente <ride> i raggi solari. Guarda che bellezza. È, è bellissimo, cioè la cosa che mi sembra assurda è che se ne sia parlato in un tempo in cui queste non erano tematiche che si sentivano, cioè il protocollo di Kyoto se non ero, erano anni 90, quindi esatto, comunque il Giappone stava sempre all'avanguardia, sono vent'anni che utilizzano auto ibride nei centri cittadini, Tokyo, quindi sempre all'avanguardia, però parliamo comunque di inizio, anni 70, che e bello. far girare una storia proprio attorno a questo è quasi veramente come prevedere insomma dove sta andando il mondo e profetico. bello si è fatta profetico bello si è fatta sensibilizzazione 50 anni fa peccato che non si sia eh, poi eh, diciamo mossa da quelli che sono i, i stilemi narrativi non si è andato a perché è comunque vista in maniera negativa, ecco, lì. Cioè è una sì. cosa positiva ma con tantissimi contro, per cui alla fine sembra quasi non ne valga la pena. Esatto, cioè, cioè è, è, una è, tanta, malus. è una tecnologia che a loro potrebbe fare solo del bene, però guarda anche il fatto che loro l'abbiano già progettata, abbiano progettato delle cose per aiutare gli uomini, poi quella tecnologia così avanzata gli si ritorce contro. Quasi come se avessero un timore di quello che stanno creando. Cioè, stanno facendo una cosa che serve per fare del bene, sostanzialmente, sempre all'uomo, però, eh? in generale. Sì, 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 se sì. Sempre <ride> per, per la vita dell'uomo, non per altre cose, diciamo, per produrre la frutta, la verdura. Il dottor Azuma aveva pensato a questi robot che servissero, insomma, per aiutare gli uomini nei campi. In altri uh -huh. modi per evitare di avere i pesticidi, per evitare di usare la benzina, potevano i robot spostare le cose da un posto all'altro. Ma nonostante questo, comunque, sta roba gli ci si ritorce contro. Mi piace che alla fine si torni sempre lì. Secondo me, eh, come dicevamo prima, appunto, l'arte nel fumetto, nei piani, nei cartoni animati, ma anche in tutte le sue forme più, più vaghe è sempre profetica. Cioè, l'arte rappresenta il, il futuro, a mio parere. Ed è interessante vedere opera del passato che poi si è in qualche modo avverato molto di quello che è stato scritto. Già, già, già. questo è veramente. Da, da un certo punto di vista ci fa capire quanto l'uomo sia comunque simile a se stesso. Perciò, tra molte virgolette, rincuorante. Nel senso che ci sono mm -hmm. stati degli uomini nel passato che hanno pensato che queste cose fossero importanti da raccontare e, e ci sono degli uomini oggi che pensano che questi temi siano sensibili, siano importanti e se ne debba sì, parlare. Sì. Però è anche mh, triste renderci conto che in realtà di passi se ne sono fatti pochi sostanzialmente. E e anche no, non abbastanza, eh. non abbastanza. Non abbastanza. E anche poi l'altro grande tema di, di Chashan che è la guerra sostanzialmente, la guerra tra gli androidi e gli uomini. In questo caso ritorna sempre purtroppo, mm. quello, diciamo, tutta tantissima della produzione artistica degli anni 70, 80. Penso anche i vari film di Hollywood si basano su questa infinita guerra tra uomo e macchina, le macchine che prima o poi, in qualche modo, prenderanno il, il sopravvento. C'è sempre questo, questo ritorno di questa paura delle sì. tecnologie che l'uomo inventa, perché qui è la stessa cosa, sia con le. Rinnovabili, se con le macchine esatto. il quanto... timore che quello che l'uomo crea per aiutarlo, poi in qualche modo gli si ritorca contro. Esatto, perché quanto poi andrà a sostituire l'uomo? E se l'uomo viene sostituito, che fine fa? A che serve? Anche, anche in Kyashan poi sì, c'è questo grande dilemma, no? Guarda l'esercito di Yandro quanto è più mm -hmm. potente degli umani? Perché anche se gli umani hanno delle bombe potentissime. Se il soldato umano incontra il soldato robotico, quello robotico vince per forza. Non lo può scalfire quello umano. Quindi c'è sempre questa enorme paura di essere sostituiti. Che poi è anche. Il senso della natura di Kershan. La cui natura umana è sostituita da quella androide fisica e umana mentale. È diventato un qualcosa di completamente diverso da tutte e due le robe. Te la, te la metto un po' vaga, poi dimmi tu. Kiashan potrebbe essere l'essere umano del futuro. Mm. Qua ci sta senso... addentrando in uh, eh, ma gusci si e presta molto bene dentro, ci sono delle cose. <ride> sì, 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 sì. si presta molto bene. Qua dicevano, tra l'altro, un ragazzo del futuro che parla anche lì molto di sensibilizzazione ambientale, verissimo. Esattamente. Ma io proprio mi vorrei addentrare su questa su quest'altra sfera, perché Khan fondamentalmente rappresenta anche una di quelle che sono le più grande paura dell'uomo, mm. dell'essere umano proprio inteso, la, la solitudine, il non poter vivere co al con altri o gioire della vita, l'essere lasciati soli, emarginati, esclusi, non accettati. Certo, ecco certo. questa eh, diciamo robotizzazione, che sicuramente negli anni '70 era più percepita come qualcosa in cui il futuro stava andando, sì. che però un domani potrebbe realmente essere qualcosa di, di concreto, il fatto di Chiaro. diventare eh, sempre meno esseri umani e sempre più in qualche modo macchine. Ora le macchine mm. ci aiutano a sopravvivere oggi, non sono una parte integrante di noi Vero, ancora. Sono dei supporti per il momento. Sono dei supporti, sono dei supporti. Potrebbero però in alcuni casi diventare parte integrante. E lì eh, nasceranno In quel caso. I, i grandi dilemmi che sono pure quelli di Kashan esattamente, lì volevo arrivare. Perché ci sono dei dilemmi anche di natura etica, e, e, perché la battaglia di Khashan, come dicevo, non è soltanto fisica, è come suggerivi tu, è, è anche su diversi piani: quelli della coscienza quelli della natura, quelli di, della, della presenza nel mondo. Qual è il tuo ruolo nel mondo, di un mondo naturale, se tu sei metà o completamente elettronico? Qual è il tuo destino, se così vogliamo dirla? Dove può andare un'umanità che è fatta principalmente di ricordi? Soltanto ricordi e eh, presenza fisica meccanica con l'impossibilità anche di, diciamo, impossibilità di riprodursi, ma volendo si possono creare tante altre copie, eh, certo. Con altri ricordi, altre macchine in quel altre caso, altre macchine, certo. Inquietante, molto, mo molto inquietante. Ma qui poi secondo me si va ci andiamo a scontrare in quello che è un grosso dilemma. Cioè, tanti desiderano in qualche modo l'immortalità o il vivere per sempre, avere del tempo infinito, ma qui vediamo, come in tutte le volte in cui viene mostrata, che l'immortalità non ha mai lati positivi. Esatto. Perché il poter esistere per sempre ti conduce in qualche modo per forza di cose. Alla solitudine, perché diventi solo tra i soli. In questo caso è ancora peggio perché c'è un'emarginazione di mezzo esatto, però sì, qua siamo ancora a un livello più grave ecco dal mio punto di vista. però si arriva comunque a un momento in cui sei solo perché perdi magari le persone che, a differenza tua, non possono essere immortali. Hanno deciso di non esserlo. Diciamo prima della, di Luna, luna è mortale. E quindi lui, comunque la perderebbe in qualche modo, e questo, questo desiderio dell'immortalità si scontra poi con la realtà dei fatti, che no, dimostra essere perlomeno non poi così positivo. Il vivere per sempre. E diventa anche qua un fardello che deve portarci, è, è estremamente picante. Tutto questo è anche <ride> molto pesante. E dalla chat ci ricordano anche. La moglie del dottor Azuma è intrappolata nel corpo di, di un cigno robotico, un corpo immortale. Questo e, è e ancora non è cioè più questo... il suo: cioè non è nemmeno un corpo con cui lei può interagire. Lei poi può interagire solo con la luce della luna. Ancora più folle, sta cosa. Questo è come se fosse una sorta di anche qua di malus, di rovescio la medaglia okay. di nuovo dell'ottenere, del prolungare la vita dell'ottenere. C'è sempre qualcosa che poi vai a perdere. Esatto, quasi come se la serie voglia in qualche modo sempre ricordarci che il valore della vita sta nel suo essere effimera, cioè la bellezza della vita sta proprio nel fatto che un essere umano ha una lifespan determinata che una volta conclusa ha dato vita e origine ad altre cose, si spera, altre cose positive. Invece ricercare queste scappatoie. Alla natura umana, perché sono delle scappatoie, ti porta soltanto a sbattere contro il muro della verità, e la verità è che poi rimani da solo ed è una paura costante. Pure quella di Khashan, come dicevi, se Luna muore, ecco, non solo è colpa sua, la sua unica ragione, esatto. di, unica ragione praticamente di gioia per... se ne va. Per, per stare bene psicologicamente, perché comunque mentalmente è un ragazzo, un ragazzo mm -hmm. non ancora adulto, è un ragazzo che ha deciso di sacrificare tutto se stesso per risolvere i problemi del padre. E, e quindi quella è veramente un'ancora di salvezza, se la perdesse eh, non solo colpa sua perché se l'è portata in questa guerra, ma rimarrebbe proprio da solo, sarebbe pesantissimo poi ma lo potrete scoprire solamente vedendo Chiashan <ride> mettiamola così adesso io mi guarderei anche una clip di Chiashan tu che dici Luca? ah eccoci qua mi sembra perfetto ottima idea un momentino di clip insieme così ce la guardiamo tratta dall'episodio numero allora questo è l'episodio 1 eh, di, di Chiashan ok adesso condivido lo schermo e ce lo guardiamo eccoci Perfetto. Molto bene. Ah, Questa è l'armata ah, degli Andro. Ah, aiuta! Ah, aiuta! Ah, aiuta! Ah, aiuta! Tenenti di Braiding. La scena della bambola è straziante che si deforma a ogni passo, visto. È quello che l'assarallo dell'essere umano quest'anno. Ad ogni passo. Sempre meno. Il dottor Azuma con la sua famiglia è stato accolto molto freddamente alla conferenza tenutasi al centro ricerche perché è ritenuto responsabile di quanto sta accadendo. La colpa è di chi li ha costruiti! L'umanità ferirà! Moriremo tutti! La colpa è di chi li ha costruiti! L'umanità ferirà! Papà! Ecco. Ah, Tetsuya, sei tu. Sei molto stanco, papà. È meglio che tu vada subito a letto. Vorrei far notare, comunque lui un grande fan di Chanel con questo vestito con i bottoni. Un grande. Di tutto punto. Sì, sì. Ho costruito quegli androidi per ridare il benessere all'umanità. Ma ho fallito, figlio mio. Perché essi non obbediscono più ai miei ordini, e le armi dell'uomo non riescono a distruggerli. Non è colpa tua, papà. Lo so, ma ne subirò lo stesso le conseguenze. Sono sicuro che BK1 mi ucciderà per primo perché sa che potrei costruire un androide più potente di lui. No, non farai in tempo ad ucciderti perché costruiremo subito questo androide insieme. Purtroppo le tecniche che ho adottato per BK1 sono diventate inutili. Dovremmo adottarne altre completamente opposte. Eccoci qua. Adesso spengo. Anche il doppiaggio, anche in dice, è cioè molto, molto bello. Hai visto? Su, super... Vabbè, super sì, seso, sì, bravi attori. Eh, è veramente... Anche una di al, il serie livello del... di, di linea sul, sulle celle, proprio. Mm. Eh, I fondali bellissimi, ma i personaggi hanno proprio quello spessore che ne, negli anime poi del, dal 90 al 2000 si è completamente perso quel tipo di spessore lì che magari aveva Ashtano Joe oppure certo. penso è, è tutto fatto a mano ovviamente sì 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 esatto una, una serie del passato frame per frame frame per frame linea grossa la matita proprio grezza anche sporca che però dà tantissimo cuore a questi personaggi cioè come dicevi tu è veramente bello vederli così pieni pieni perché ti rendi conto che, che hanno un cuore comunque il doppiatore eh, del dottor Azuma è Sergio Fiorent... ah, Sergio okay. Fiorentini. Ha... Invece, il doppiatore di Tatsuya è un giovanissimo Roberto Scialini, ok. Ah, sto cercando dove l'avevo già sentito, Sergio parlo un attimino, eh, bravissimo. Ha fatto del, chiaramente tante cose. Ah, e sì, sì, sì. parliamo anche di un grande attore ha fatto i fratelli Karamazov cioè stiamo parlando degli anni 60 potentissimi dell'Italia certo Infinity, ha doppiato film. ha doppiato um, anche Bud Spencer in alcuni film Ok, ok, me lo ricordavo per Rocky, ecco dove l'ho sentito. Eh, sì, 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 poi anche Gina Ackman, insomma, tanti grandi attori, eh. una voce mm -hmm. importante del doppiaggio italiano. Sì, esatto, eh, sono d'accordo, dice Max, e gli anime in generale arrivati in Italia in quegli anni non hanno via di mezzo, sono doppiati incredibilmente proprio a livello mm -hmm. cinematografico, oppure hanno un doppiaggio... Lasciato proprio così, sì, o è... di quelle cose estremamente infantili, così oppure fatto senza voglia, effettivamente. E, e questo qui invece è a un livello superiore veramente sì, sì, sì. Perché io, cre io credo stato. che il, il direttore del doppiaggio, Cesare Barbetti, eh, all'epoca si sia reso conto che stavano realizzando il doppiaggio di una cosa con un certo spessore e quindi gli hanno dato dentro una vita quasi da, da, da dramma, infatti gli attori sono attori teatrali, sono attori che hanno fatto sì, eh, proprio i dramma televisivi italiani, sono attori di spessore, tu riesci a, a percepire che dietro c'è proprio una volontà di offrire al pubblico un prodotto di altissimo livello, perché si è capito... Qual è il sentimento che muove tutta la storia? Io spero che domenica qualcuno se la sarà andrà a vedere. Io sì. Guardate, tanto gli episodi Io... durano 20 minuti, sta su, su Prime sì, sì, esatto. chiaramente, uno va, se lo guarda... Sono solo 35 episodi, poi, se non erro. Esatto, comunque 35 episodi. Una Mi serie 30. e mezzo, praticamente, come, sì, come lunghezza. Sì, sì, sì. In un, un paio di giorni, se uno sta sempre a casa, tranquillo, <ride> o in una settimana, se la guarda tutta, voglio dire. E, sì, e si, sì, e si sì, divertirà, sì, secondo sì. me, a trovare non solo le tante ingenuità narrative presenti nella storia, ma anche proprio la bellezza di certi fondali, del racconto tragico, delle cose assurde che accadono con i robot, perché poi noi adesso ne abbiamo visti pochi di quelli che, tra virgolette, sfilano in mezzo a questa città dal sapore europeo, ma ce ne sono tanti altri, vengono costruiti altri robot con altre funzioni e Chiashan deve trovare delle strategie adatte a sconfiggere tutti questi altri robot. Eh, prima poi di andare a combattere contro i luogotenenti di Braiking e contro Braiking direttamente alla fine. Che poi si, si parlava eh, spesso di cartoni animati per bambini. Ma in realtà basta vedere insomma, una clip di questo, ti rendi subito conto che, nonostante magari non venisse questo... messo in pasta un pubblico di bambini alla fine. E comunque, chi lo seguiva, io l'ho scoperto magari... da bambino e, e direi non era proprio adatto a me. Però infatti, capisco aveva un la questione di angoscia, certo. certo. Un po' come i bambini di oggi che magari si guardano Attack on Titan, Esatto. nel senso, esatto. non è sicuramente un anime, un cartone animato per bambini, ma eh, anche i bambini hanno la loro chiave di lettura. In questo caso, e qui certo. assolutamente rimane quel senso di angoscia, cioè anche un adulto ce l'avrebbe la, guardando. Una roba del genere. Poi, sicuramente, noi possiamo dare tante chiavi di lettura in più con un bambino, per forza di cose, non può dare. Ovvio, però. È assurdo come in quegli anni, appunto, si desse per scontato che questo fosse un qualcosa per bambini. Me lo trovo. Più, più lo vedo, più mi sembra una roba senza senso. ecco. Vero, vero, vero. No, sono pienamente d'accordo, an perché, perché è, te ne accorgi è che è una cosa per grandi. Anche perché a livello attoriale è profondissimo poi, con quelle scene, insomma, lui lì, lì sulla sedia, accruciato, pensieroso. Cioè, io avevo allora, dieci anni circa quando guardare... scoprì Kashan metà anni 80, esatto. Dieci ah, anni. Grande cosmico, top, 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 <ride> bravo! Grande, grande. E immagina che cioè, io guardavo la VHS di questo cartone da bambino, cioè mi sembrava di guardare Shakespeare, tanto per dire, cioè stavo guardando una cosa di una potenza incredibile. Era un cartone, ma con tutti questi temi profondi, anche importanti, perché poi pure un bambino, come dicevi tu, ci riflette, non può comprendere tutto. Però ci riflette, ci pensa se rimane da solo. Eh, e cosa deve fare, qual è il senso dell'onore, a cosa aggrapparsi poi. Perché poi alla fine tutto quello che fa Yashan lo fa eh, perché ha sempre il ricordo della famiglia: Mamma, papà. Luna, il mio cane, tutto quello mm -hmm. che abbiamo vissuto insieme quando eravamo tranquilli, è la cosa che mi spinge ad andare avanti e combattere questa guerra. Il valore secondo della te, famiglia. Secondo te, Chiashan cosa ha ispirato? Oltre che come autore in Giappone, come, come opera, cioè è più figlio di quegli anni mm. o ha ispirato? Chiashan è una di quelle storie che ha dato effettivamente molto al racconto giapponese è una di quelle storie che diciamoci, diciamocela tutta vi vive benissimo anche da sola perché di Kyashan se ne sono fatti okay. tanti altri anime mm -hmm. tante altre variazioni Shin Kyashan esatto, Kya poi hanno fatto insomma anche videogiochi, picchiaduro eh, Tatsunoko vs Capcom eh, altre incursioni in altri racconti diciamo che Kyashan è uno di quegli eroi che si autosostiene. Cioè, se da una parte i Gatchaman, per esempio, potrebbero aver influenzato altre squadre di Tokusatsu, eh, oppure la, la simpatia di un Polymer può aver eh, creato altre cose, anche all'interno della Tatsunoko stessa. Chiashan è un unicum: è proprio un punto fermo che si autosostiene, si rigenera. E... Uh -huh. e si racconta di nuovo mh, nelle varie incarnazioni che ha, adattandosi ai tempi, che paradossalmente non cambiano mai, perché quello che racconta Khashoggi è proprio un tema: è immortale Khashoggi, ma è immortale anche il tema, il conflitto interiore dell'uomo. Certamente, chi da bambino ha visto Khashoggi può aver eh, subito una fortissima influenza è un eroe drammatico, quindi insomma tutti gli eroi giapponesi drammatici che possono venirci in mente eh, possono essere ascritti all'interno del, del cerchio di ispirazione di Kyashan. Però quando lo vedi ti accorgi che lui è, è speciale in mezzo a tutti gli altri, è, è quello che spicca di più, non solo per quella tutina bianca e per il modo di combattere che ha aggraziato, e quasi come se danzasse nonostante con una mano possa distruggere in due un muro è, è, è proprio... È unico c'è veramente poco da, da dire okay, ha lasciato il, il suo segno nella storia sì, lui è uno di quelli che non può essere replicato se non da Tatsunoko stessa adattandola via via e allora, adesso rimanendo sempre ormai questo è un viaggio nel passato in epoche eh, a noi lontane in qualche certo. modo ma che hanno conseguenze nel futuro certo. parliamo di Barana Fish ah, ecco. seconda opera di oggi in questo caso siamo poco più là sono metà, metà anni 80 in cui è iniziato e qui esatto. c'è una particolarità anche se perché am Fish... am ammetto che quando è uscito il fumetto io ancora non ero nato eh? quindi eh, comunque ecco ancora non ah, è comunque okay. Ancora non è della mia generazione. Pure banana fisce. Eh? Voglio... Ci tengo a ecco sottolinearlo perché sennò sembra che sa... ho recuperato solo cose che conosco io. Che... Ci sono cresciuto, ma non mi appartenevano, certo. E però quando ero in Italia, in realtà era tipo l'inizio del 2000, 2002, 2003. Quindi sì, sì, sì in quel sì. caso, comunque io ancora avevo boh, sei però, anni. Quindi però diciamo, leggevo... è Ok, Qua... effettivamente essendo io e te divisi da almeno una generazione abbiamo questo gap eh, però quando Banana Fish è arrivato in Italia anche per me era una storia per i grandi cioè, non era proprio okay. per un ragazzo Banana Fish eh, era okay. una storia eh, anche economicamente parlando proprio da recuperare okay. per chi poteva permetterselo insomma ok e Ricordiamo, tra l'altro, che Banana Fish in Giappone inizia su Bessatsu Shojo Comic, che è una di quelle... e qua andiamo sul solito discorso del target che eh. Eh, è appunto... Tocchiamo viene discorso. Eh. Eh, Tocchiamo, tocca, tocca. Non te l'avamo mai toccato qua ancora, però credo che questa è, è la, è la giornata in cui l'ho toccato, perché siamo di fronte a una di quelle opere che dici, ok, tocca parlarne. Esatto. La rivista aveva un target principalmente femminile, eh, come è accaduto poi più recentemente anche per Black Butler, anche in quel caso c'era un target femminile. Eh, le storie che raccontano non vuol dire che siano no, tutte, eh, poi, non dedicate, ma dai tratti femminili. Certo. Ecco, in questo caso è uno di quei casi lì in cui siamo di fronte a un target per ragazze, ma in realtà, poi il gruppo direttori reale dell'opera è completamente eterogeneo. Il fatto che la rivista sia una rivista destinata al pubblico femminile. È la stessa cosa che accade per i Shonen il fatto che Hero Academy o l'attacco dei giganti prendo Attacco dei giganti, certo certo sia su Bessazzo Shonen Magazine perché è sempre di Bessazzo. ecco, non implica il fatto che abbia una marea di fan femminili. Ora non so qual è il rapporto, ma uno di quegli animi in cui forse sono più fan femminili che, che maschili sì, di quest'opera seppur certo. si è pubblicato la rivista shonen questo per andarvi insomma a spiegare il fatto che alla fine il target rifer riferimento alla rivista vuol dire tanto tanto poco anche perché, e aggiungo mettendo questa ciliegina sulla torta bestato shonen magazine come wilkie shonen jump, riviste prevalentemente shonen, in realtà non sono lette ai ragazzi ma ormai l'età media del lettore ha superato i 30 anni. Siamo a 31 anni come età media, e erano riviste create per ragazzi fra i 10 e i 15 anni. Immaginate. Quindi finivano di leggere i, i Codomo, i manga per bambini, l'obiettivo quelli... di quelle riviste era quello, prima di tutto, di recuperare lettori. Ma attraverso quale tipo di pubblicazione? Delle pubblicazioni eh, di carattere pedagogico, perché si doveva, puntare, si doveva puntare nel dopoguerra alle famiglie un po' più abbienti, ovviamente, che si potevano permettere di comprare delle riviste e per arrivare ai bambini attraverso i fumetti si passava per gli articoli di carattere naturalistico, interviste, sport, eccetera, così i genitori, guardando il valore della rivista, poi l'avrebbero comprata al figlio, al pargo, alla bambina. Poi guardate dove siamo arrivati adesso. E siamo arrivati in una storia completamente diversa, ci siamo passati da un attimo un dado è volato per Io casa, sono... tutto bene, un attimino, eh, siamo, siamo passati dal ragazzi nelle medie adesso praticamente qualsiasi generazione indiscriminatamente, nel senso non, non c'è più quel eh, target così specifico. Quindi sì, noi diciamo banana fish shoujo, ma in realtà non vuol dire che, eh, vuol, semplicemente la rivista era ideata per essere venduta da un pubblico principalmente femminile, ma poi l'opera è esplosa in tutt'altro verso ecco. esatto esatto poi fra l'altro parlando proprio del, dell'autrice, della maestra Akira mm -hmm. uscita, eh, noi sappiamo che, che lei si è prima laureata alla Musashino Art University quindi proprio un percorso accademico per fare manga e fa il debutto come fumettista nel 77 sostanzialmente diciamo eh, una decina di anni prima di Banana Fish poi insomma lavora molto, mm -hmm. produce diverse storie, si guadagna una certa stima, eh, soprattutto per via delle descrizioni molto dettagliate, delle caratterizzazioni, dei personaggi, del modo in cui li racconta. E, e poi naturalmente insomma, arriva alla, alla ribalta con Banana Fish, che è il protagonista di questa serata di anime vs manga. Eh, di cui andremo a, a sviscerare tutto per bene eh, tra poco. Eh, come diceva Luca, comunque è, è giustissimo ehm, il non fermarsi a, a quella che può essere l'apparenza delle cose. Sai, uno si fa una prima impressione perché dice: Fammi vedere su che rivista è stato pubblicato. Vede, è stato pubblicato su una rivista scioggio, Penserà subito. Principalmente si tratta di una storia sentimentale. Sì. Mai questa descrizione può essere più lontana da Banana Fish, nel senso, anche se c'è certi c'è un elemento esatto, sentimentale, infatti, forte. Quello volevo attaccare perché era quello della rivista. Esatto. La rivista in generale era considerata insomma tra le prime che trattasse quelli che noi oggi chiamiamo Boy Slob. Un tempo non si chiamavano così in Giappone, però oggi ne chiamiamo tutti Boy Slob. E diciamo che Banana Fish è considerato in qualche modo un precursore del genere. Però quello è l'unico elemento poi di contatto che ci, va, che ci va ad essere. Questo elemento sentimentale che sì, permea tutta l'opera, ma non la fa da padrona. No, assolutamente. Come beh, magari beh. nei boys love che noi vediamo e leggiamo oggi, che chiamiamo certo. in quel modo lì, ecco. beh, E talvolta, allora capisco naturalmente la passione verso i boys love, io anche ne leggo molti, devo ammettere, eh, e quindi... Eh, lo, lo comprendo il perché si vadano a cercare questi temi, queste storie, eh, però talvolta sono un po' fini a se stessi, nel senso vogliono raggiungere soltanto quel risultato, offrire soltanto quella esperienza. Invece, Banana Fish è una storia estremamente articolata, ricca di personaggi, tutti descritti bene, con questo filo conduttore di un sentimento Boys Love unico nel suo genere. Tra l'altro anche di carattere molto esotico per entrambe le parti coinvolte nella storia che adesso andiamo ad approfondire perché raccontiamo un po' la storia di Banana Fish mm -hmm. per dare del contesto, quindi la trama sostanzialmente. Eh, del manga che poi adesso vi farò anche vedere, si tratta di una storia ambientata nel... Um, comincia negli anni 70 sostanzialmente questa storia nel, nel Vietnam dove un soldato americano perde la testa e comincia a sparare a tutti i commilitoni. Da quel momento mh, non parlerà mai più se non per pronunciare due misteriose parole che sono banana fish. 12 anni più tardi a New York, la polizia eh, indaga su una serie di suicidi. E un giorno un uomo viene ucciso a sangue freddo in strada, ma prima di morire consegna ad Ash, il protagonista della storia, una sostanza misteriosa, pronunciando ancora una volta le parole Banana Fish. E da qui comincia un mistero che ha a che fare con il governo americano, con le bande di New York, bande criminali, con la mala di New York in cui Ash vive sostanzialmente, lui ne fa parte attiva. Però questo è, è il manga eh, che differisce un po' dall'anime perché l'anime, realizzato qualche tempo fa, è molto più moderno, sposta la vicenda un po' più avanti nel tempo. Anche eh. perché, eh, giusto per dare due numeri, nel senso come edizione originale il manga erano 19 volumi e l'anime sono solo 24 episodi, quindi comunque sì. il racchiudere tutto quello che avviene nel manga in questi pochi episodi è difficile. Pensate che solitamente da un volume del manga si fanno dai 3 ai 6 episodi in base all'anime di riferimento. Con One Piece anche i 10 episodi vengono fuori da un volume del manga, quindi comunque... Almeno sarebbe dovuto essere due se non tre stagioni. Il racchiudere tutti questi volumi in una sola stagione fa sì che per forza di cose diver diverse robine devi andarle a cambiare. Quindi diciamo che certo. eh, il manga magari rimane in qualche modo in questo caso non voglio usare il termine più completo, ma sicuramente diverso per certi aspetti. Sì, rispetto sì, all'anime sì. allora, più che di... più completo. Guarda, posso dirti effettivamente che ciò che l'anime ha tolto dal manga. Uh, non sono proprio delle mh, lungaggini, ecco, perché sarebbe poi mm -hmm. irrispettoso chiamarle così. Uh, però sono dei momenti del manga dove effettivamente ci si concentra tantissimo su quello che pensano i personaggi, su quello che provano, quello che sentono i personaggi. Questa è una caratteristica molto importante. La serie tende a concentrarsi per certi versi un po' di più sulla componente d'azione o comunque, insomma, di velocità pur mantenendo quelli che sono i tratti caratteristici dei personaggi principali. Quindi ci racconta per bene tutta la loro storia senza mai mollare un secondo. Mancano forse quelle introspezioni che rendono mm. diciamo, il tutto magari più vicino. Diciamo Perché che è sai, un... È, dimmi, 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 poi ti dico la è, un, è un bel un, un be, un anime da vedere. Ok, è Bellissimo una bella opera, vedere. bellissima, bellissima da vedere. Ma quelle introspezioni che ci sono nel manga ti permettono, in qualche modo, secondo me, di calarti anche meglio in quel mondo, di vestire i panni di personaggi in maniera diversa. Comunque ti offrono un approccio, secondo me, aggiuntivo. Ti danno un qualcosa in più. Che magari non noti perché le cose che accadono sono quelle, però lo percepisci inconsciamente anche se non lo noti. A mio parere, poi magari chi ha una sensibilità diversa ma può pensare al contrario, dice Ah, per me questa cosa nel manga la trovo superflua, mm. e quindi il fatto che nell'anime non ci sia non ne sento ehm, fare a meno. Anzi, le cose scorrono più velocemente. Mi sembra tutto più dinamico, più fresco, più frizzante. Può avere senso da un certo punto di vista, però secondo me, comunque, ti taglia delle cose ehm, che ti avrebbero fatto cadere un po' più nell'opera. Alla non sto anime, criticando l'anime, sto dicendo no, una no, differenza. No, ho capito benissimo che il tuo è un parere lecito alla fine. Si tratta di due media che sono agli antipodi, naturalmente. Perché l'anime, in qualche modo, viene subito da, da chi lo guarda. Il manga ha la necessità anche di una parte attiva, naturalmente, di essere lì presente nel momento in cui leggi il manga per approfondire bene ogni cosa. E sono semplicemente due tipi di fruizione di media diversi quindi non li si vuole nemmeno mettere a paragone semplicemente come diceva Luca sono appunto esperienze diverse che, siamo che... ad anime versus manga quindi ci tocca giusto, insomma dire che... è, dobbiamo <ride> dire delle cose chiaramente e non possiamo nasconderci dietro a un dito dobbiamo metterli in evidenza quando ci sono ma visto che tu mi hai solleticato moltissimo sul manga perché ne stai parlando con tanto amore che c'è anche nel nella storia eh, mi tocca tirare fuori l'edizione. Mi tocca tirare fuori. La, Eccoci l'ultima edizione di Planet Manga. la No, la prima edizione. La prima edizione, perché quelli che l'hanno letto oggi l'hanno scoperto, magari. Grazie all'anime di studio Mappa del 2018, sì. conseguentemente poi anche la ristampa. E eh, hanno avuto un'esperienza di lettura che non è la stessa che ho avuto io nel 2002. Eh perché il nuovo manga di, di Banana Fish, seppur in grande formato e si apprezza tutto benissimo... Noi lo faremo vedere, ce l'ho lì, lo vado a prendere. Prendilo. Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Lo prendere così lo mostriamo insieme. Perfetto. Così arriviamo anche al, al nocciolo della questione del perché io non ho la nuova edizione e ho ancora la vecchia. Eccolo qua. Adesso Luca vi fa vedere il volumone nuovo. E questi sono giganti, sono belli. E hanno anche... con le pagine eh... gialle, ovviamente. Esatto. Però hanno solo la tinta, cioè c'è cioè una spugnatura sì. Sui, sì. sui lati del, del libro. Però le pagine dentro sono bianche, giusto? Esattamente. La vecchia edizione, invece, seppur più ah. piccola, come vedete è proprio piccolina, eh? classico Tankobon, ha ah, le pagine dentro che sono gialle, no, Fra, mi stai ingannando, mi sono ingiallite quelle, no, lo no. dico io che sono passati vent'anni. No, no, non è perché sono passati i vent'anni. È stampato su carta. gialla si può vedere anche dalla sezione passati completamente? Siccome Banana Fish è una storia che richiede anche di essere viscerale in tanti sensi diventa pure un'esperienza cartacea totalmente diversa rispetto agli altri manga e io non ti nascondo guardate come si vede quanto è giallo qua senza la luce sopra, sopra perché si se si avvicino si vede troppo la luce guardate come si vede è proprio giallo stampato su carta gialla diventa un'esperienza totalmente nuova ti senti davvero avviluppato nelle vicende di tutti questi personaggi di Eiji, di Ash e degli altri, perché entri in banana fish. E, e questa qui era una cosa unica. Eh, non ci sono tanti manga stampati con pagine colorate. Oddio, sulle riviste capita che ci siano delle pagine di Tutte. colore diverso. Le, le... Esatto, <ride> che, che si ricicla tanta carta, si scelga di usare dei, dei colori diversi delle riviste. In Giappone. Guardavo sulla rivista. Certo, certo. No, cioè, guardavo il, il Bessazzo, quello che stava sta pubblicando Fish. però non l'altro Bessazzo che ha le pagine più, sì, sì. E qua, invece... più, più costose, più pregiate, diciamo. Questa, questa era un'edizione, per quanto, tra virgolette, economica, all'epoca costava 5 euro, però era il 2002. 5 euro significa eh, nel vecchio conio tradotto 10.000 lire. Cioè, per quelli che uscivano dalla lira. Quanto questa a 18 euro adesso, eh? Quanto questa a 18 euro, praticamente. Siamo lì. Siamo, ver siamo veramente lì. Cioè, sì, secondo me i prezzi non è che siano cambiati poi tanto, effettivamente. E... Era un prodotto unico, cioè, anche uno come me, che per esempio nel 2002 decide di leggere un fumetto, scopre che questo è uno shoujo. Ok? E, e quindi c'è già un primo ostacolo e dici questo è uno shoujo, magari non fa per me perché è pensato per le ragazze però vede questa storia e poi io appassionato di, di thriller, di racconti americani Assault on Prison 13 eh, appassionato anche della parte poliziesca del cinema americano eh, come Dirty Harry da noi l'ispettore Callahan queste storie mm -hmm. Diciamo hanno, hanno un loro perché, hanno un loro valore. E poi scopri che è stampato su una carta completamente gialla. Questo qua non è soltanto un manga bello da leggere, diventa un oggetto di design. Questo è quello: è assolutamente che dentro casa. Ti, ti alza il, la quotazione dell'abitazione dell perché tu c'è dentro casa una roba che mh, non hanno gli altri manga rimanga stampati sulla carta bianca naturale co come sempre d'altronde e questo invece è unico nel suo genere quindi anche questa componente non di collezione perché non, secondo me ancora non, non ne eravamo nel periodo del lo compro per collezionarlo uh -huh. ma era semplicemente un lo compro per scoprirlo o lo compro per avere uh, una storia che già conosco perché ho visto l'anime per esempio questo era il primo esempio di un prodotto realizzato con il preciso scopo di essere qualcosa oltre il fumetto da leggere perché la funzione del fumetto è quella di essere letta ma questo è anche un oggetto di design che hai dentro casa e hai un fumetto completamente giallo quanto è più piccolo rispetto a un manga del guarda, cioè è un altro formato guarda, sembra guarda mi aspetta un mi... Kenshin non pre... guarda, un qualcuno vuoi vedere Kenshin? i grandi insomma sì, sì, sì. Immediatamente, eccoci qua Traslando. Pronti. Ecco qua. Ammiravo intanto la disposizione. Si, hai visto? Eccoci sono molto qua. proud di quello che ho realizzato qua sì, dietro. Sì, 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 negli sì. ultimi tempi ho ripulito abbastanza, allora ecco qua. Questi sono a confronto. Questo è, è un Kenshi. Ok. e questo è banana Fish Ok. Proprio Tancobon piccolino, ma di quelli, sì, 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 sai, sì. di quelli del formato economico che vanno pure in edicola, tanto per dire. Mm -hmm. Ma arricchito dalla componente Con un prezzo non economico, perché non la media col tempo era sui 3. Esatto, due, due, sui 3 euro, so, 2,70. Esatto, se devo fare proprio la, il cambio preciso era 2,58 euro. Questo è okay. beh, letteralmente il doppio. Sì, 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 sì. sì, sì. Diciamo e io mi ricordo il anche. E contenuto pure per il formato, eh. Ok, però, comunque, sicuramente le pagine gialle, ma non c'era poi il rischio di perdere tutta una serie di lettori andando a fare un'edizione così design che è al pari delle nostre varianti oggi. Cioè... Io eh, ricordo di essere stato uno dei pochi che lo leggeva perché il tema non era proprio il classico manga, anche perché negli anni 2000 manga in Italia significava fantasy. E in generale, uh -huh. questa regola vale ancora oggi. Eh, quindi, una storia già come questa, dai temi più adulti, era um, uno scoglio. Eh, difficile talvolta da, da superare. Poi mettici che era pensata per le ragazze, mettici che era questa carta gialla, mettici che costava 5 euro. Insomma, non tutti i ragazzi potevano permetterselo, io infatti, ricordo di essere uno dei pochi che all'epoca andava in fumetteria. E comprava Banana Fish, ma eravamo ma pochi, ma io dico pochi, ma eravamo pochissimi, in realtà Cioè questa edizione mm -hmm. dentro casa, secondo me, ce l'hanno davvero pochi lettori che poi l'hanno conservata. Quella era in 19 volumi quell'edizione lì? 19 volumi, infatti, questo è il volume 17. Ho preso dei numeri okay. random così dalla, dalla libreria. Eh, Però li eh, hai certo. tutti, ovviamente, certo, certo, certo certamente, cioè, ci mancherebbe, ci que mancherebbe questa, no? questa eh, quando è uscita la nuova edizione, ho pensato. Mm, Sai, forse mi verrebbe voglia di prendere la nuova? Poi l'ho vista, e nonostante sia più bella, perché è più bella, questi, purtroppo, sì, sono sì, è più grande. Sono, più... Volumi di Qua fa, sono eh. due volumi in uno, praticamente. Questa allora... nuova sono dieci numeri in totale. Come allora, edizione, ti dirò, forse so, so anche io che li ho conservati bene. Eh. Devo ammettere, io questi mm -hmm. li ho letti diverse volte. Conservati per bene. Di solito, sai che i volumi di vent'anni fa sono un po' croccanti. Senti questo, sì. Niente umidità. Senti, senti. Ti prendo un mio kenshin del 2001 se vuoi per sentire la differenza. Sento proprio la croccantezza se lo. zeppi Sì, 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 sì. Senti. Esatto. Anzi, anzi, non devo neanche andare così indietro e prendo un manga in anime che abbiamo citato ora, che è anche disponibile su Prime Video. Adesso, adesso prendo. per sentire la croccantezza. Potrebbe rimanermi in mano in parte, ma. Credo sia fondamentale. Testiamo, vediamo qui Adalia versus fini. Manga se ai fini della discussione <ride> questa cosa sarà utile oppure no. Vediamo che cosa succede. Fondamentale, fondamentale, ai fini di discussione, prendere il numero uno dell'attacco dei giganti. Ai, ai, ai. ai, ai Ci ai siamo, ai. eh? So già Vado. dove puoi andare a parare. Aspetta, aspetta, lo apro anche. No, è una tortura. gigantesca pesca. Faci comodissimo a leggere. Senti, senti. no. Oh. Eccoci qua, quindi buono che si rovesci. Questo qui è proprio la prima edizione. Questo è il volume uscito marzo 2012. Ok, marzo 2012, e praticamente dieci anni dopo questi. sì che sono del 2002. Sto solo sfogliando una pagina alla volta. eh? Non so se la sto distruggendo. In realtà, sto sfogliando piano piano una pagina. Anch'io, comunque, ho questa tua stessa edizione in più copie. Perché ci mancherebbe. Una era da leggere e, e, e distruggere, chiaramente, con questa qualità, <ride> e uno era da conservare. Secondo me, parte del, del lavoro. Di conservazione Lo ha fatto anche la sovraccopertina Perché questi volumi hanno la sovraccopertina Non l'ho fatto notare prima ma Ah ecco eh, ecco I volumi sono eh, protetti dalla sovraccopertina gialla Sotto hanno questa tonalità rosa Con la mappa di New York Qua c'è New York eh, Bella disegnata uh -huh. A mano dall'autrice dall Con tutti i luoghi che i personaggi visitano Ah nell'anime mi è venuto in mente così La differenza anche nell'anime è che eh, qua nel manga è aumentata la prima parte nella... nel Vietnam, di Vietnam sì. mentre qua nell'anime in Iraq hanno esatto. aggi... lo... Ovviamente qua sì. è la New York sì. degli, anni... Dei... È... degli anni 80, sì, esatto. siamo... 90 siamo negli anni, no, negli anni 80 perché N... questa è dell'87. Esatto, mentre adesso è quella di oggi, ovviamente, quindi hanno cambiato queste certo. cosine qua. Però interessante questo anime versus manga e manga versus manga mm -hmm. per sentire. Però il Banana Fish nuovo a livello proprio di apertura è... Eh, vabbè, questa è un'altra cosa. Eh. Infatti è bellissimo. Io sono sempre tentato perché dico quanto è bella questa storia. Quasi quasi la ricomprerei, però ce l'ho già qua, ce l'ho in questo bello oggetto di design. Io lo tengo poi veramente quasi come un, un tesoretto, perché nel, nel 2002 spendere questi soldi per un fumetto così diverso da tutti quanti gli altri sembrava un mm -hmm. po' edgy, diciamoci la verità. Sì. Però effettivamente eh, ha dato così tanto. È stato cioè, così bello, coinvolgente. E poi è un bell'oggetto. Quindi eh, non voglio separarmene. Non voglio prendere la nuova edizione. Che in qualche modo potrebbe andare a sostituire quella vecchia. Cosa che non succederebbe. Perché sarebbe qua. Sì, ci mancherebbe. Facevo sarebbe. una domanda interessante in chat. Che volevo farti anch'io. Visto che non è mai successo. Vediamo. Ha fatica di più gli occhi leggere un manga giallo perché Ottima questo qui domanda. è giallo solo fuori mm. e dicevano anche in chat io non ho mai letto un manga con le pagine gialle gialle cioè ingiallite sì ho un num numero di naruto lasciato un giorno per sbaglio in macchina al sole e è giallo però nel senso è una parte dove c'è tutto il sole giallo non ho mai letto un ma una serie gialla capiamo ecco ecco allora tenendo conto eh, di quelli che possono essere i vari disturbi della vista, oppure anche solo disagi, fotosensibilità uh -huh. vari, problemi visivi, insomma. Eh, uh -huh. Naturalmente eh, per quelli che soffrono in generale di eh, difetti visivi, l'importanza di una buona illuminazione dentro la stanza per leggere è enorme, chiaramente. Quindi una delle prime cose da fare è, è, è sempre sincerarsi di avere la giusta luminosità dentro la stanza eh, il tipo di carta in realtà questa di, di banana fish è una carta eh, relativamente porosa io non so se riesco a farvi sentire quasi ruvida quasi ruvida capito quasi ruvida non è una carta Bianca, patinata, che talvolta può anche riflettere la luce. La carta bianca ha un, un grande vantaggio, che è quella di far fare dei bei contrasti agli inchiostri eh, stampati sopra, quindi tante immagini okay. vengono esaltate ovviamente dalla, dalla bellezza di, di scegliere la carta bianca, ma la carta gialla ha questo altro enorme vantaggio che è quello poi di assorbire una parte dei raggi solari, di assorbire una parte della luce. E quindi una parte la prende lei, una parte la prendiamo noi, a differenza della carta bianca che magari ne prendiamo molta di più, ne assorbiamo molta di più quando rimbalza proprio sul foglio di carta. Ha e... un albedo maggiore, stai esatto. dicendo quella carta più. bianca. Ok, esattamente. <ride> non volevo entrare nei, nei tecnicismi però... no no certo cioè, una parola per descriverla l'ho utilizzata <ride> e mi piace, quindi mi piace essendo che liscia manga possa essere anche educativo anche da questo, questo punto di vista certo. Noi insegniamo delle parole certo 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 <ride> e in questo caso essendo una superficie riflettente meno porosa l'albero si alza ancora di più essendo porosa un po' come quando il suono Sbatte praticamente su dei pannelli fonoassorbenti mm. e lo spacca in tutte le direzioni, qua cade questa cosa qui, stai dicendo? Era una domanda questa esatto, ti... come spiegazione. No, ma era, una... era una domanda, <ride> chiaramente e certamente, ti posso dire che in questo modo cioè la produzione della carta, eh, realizzato con questo tipo di cellulosa e sicuramente con una parte di, di carta riciclata per ottenere questo tipo di colorazione. Ha avuto una produzione tale da farla poi diventare una carta che assorbe un po' di luce e diventa anche rilassante la lettura è molto meno stancante per me lo è stato molto meno stancante che leggere tanti altri manga che venivano pubblicati nello stesso periodo magari anche, anche manga con una carta un po' più sporca a volte ti sarà capitato di trovare dei vecchi manga che avevano la carta un po' grigiastra mm, anche quelli erano più pesanti di Banana Fish quindi diciamo questo è okay. stato un grande vantaggio in ed è poi il motivo per cui non è st stancante leggere Jump, riviste giapponese che sono fatte mm. per il 99% di altre riviste riciclate eh, quindi riviste, riviste, riviste che poi generano questo colore a volte giallo, a volte verdino, a volte rossastro dipende poi dal tipo di, di processo che viene effettuato mm. e lì anche risulta meno stancante Esattamente. eccoci qua alla fine torniamo sempre all'origine delle cose, no? Come queste poi sono state realizzate e come noi le fruiamo. Quindi tutti i manga dovrebbero essere gialli, stai dicendo? Giallini, non per forza gialli, gialli. Lo tutti. so che magari così, cioè questa è una scelta precisa, farlo così giallo proprio no. Eh, Mi però... apri un manga bianco vicino, che non, non si vede quanto cioè, è giallo, secondo cioè... me. live allora. Perché la luce l'ho aggiusta. Ecco, prendiamolo vicino a Kenshin. Kenshin. Mettimi, tipo, mettimelo sopra. Sì, eh, anche perché ho anche la luce gialla dietro, effettivamente, esatto, eh no, si eh, vede ragazzi, tanto. Vi, vi, accor vi accorgete quanto è, è proprio, si giallo. Vede tanto. è proprio sì, sì, giallo, sì, no. preso da solo. Non sembra. Sì, infatti, se lo mettevo così, da solo sì. no. ora a contrasto, penso che ve ne accorgete penso... tantissimo. Questo si vede anche okay. rispetto a un manga normale, fuori quanto è, è giallo. giallo. Esatto. questo sembra fluo sì 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 perfetto abbiamo fatto una bella disquisizione sul cromatismo nei manga fondamentale, fondamentale <ride> che era fondamentale ah, beh, banana fish è l'unico che è fatto così se esatto, non se ne cioè, parla con lui non, è proprio è la sua motivo. caratteristica voglio dire andiamo ad <ride> cioè, analizzarla andiamo a vedere hanno fatto infinito rinoni marketing per capire il giallo di cui farlo almeno diamogli il giusto spazio insomma. esattamente fra l'altro banana fish in realtà eh, non solo è unica da, da, da questo punto di vista come storia però è, è una delle storie che fra l'altro è stata adattata eh, più volte teatralmente cioè banana fish non ha mai avuto un corrispettivo anime dopo il manga eh, questa è la prima volta che accade e lo potete vedere su prime video naturalmente eh, realizzato nel 2018 da studio mappa <ride> E perché era una di, quelle, di, quei, di quei racconti che probabilmente ehm, sen sentivano i produttori l'esigenza di doverlo far funzionare proprio sul racconto intimista dei personaggi. Una cosa che dicevamo prima, nel manga noi sentiamo tanto. Perché poi i personaggi si parlano, si raccontano, ci, mm -hmm. ci perdono proprio tempo nel descrivere se stessi la loro psicologia. Poi lo si capisce anche da dagli scontri eh, psicologici e anche fisici come una, un personaggio è caratterizzato e quindi magari il teatro poteva essere il modo migliore per raccontare questo tipo di storia eh, però per, insomma per fortuna poi a un certo punto anche per eh, festeggiare in Giappone spesso utilizzano ricerca. il teatro per, per commemorazioni penso a Naruto Studio Ghibli mm. insomma Ogni volta il teatro è, è sfruttato per anniversari, eh, ecco il ventennale del film del regista, e dieci anni, cioè l'anniversario viene festeggiato molto spesso anche con lo spettacolo teatrale che poi va in tournée oppure quando l'opera ha tantissimo successo, come Demon Slayer, prendo quell'esempio lì, che praticamente in quel caso lo spettacolo teatrale è arrivato fino in Corea, e quando poi un'opera è così famosa, diciamo serve anche per in qualche modo. Far cassa a un certo punto lo spettacolo teatrale, oltre certo. che dargli una nuova veste. Certo, serve naturalmente a far arrivare quanto più pubblico possibile in tanti modi perché poi lì c'è una cultura molto diversa dalla nostra. Certo, anche l'Italia fruisce tantissimo del teatro, però magari noi siamo abituati a guardare una cosa più distensiva come una commedia, ma non ci sogneremo mai di vedere un personaggio dei fumetti italiani a teatro. Per ora. Per ora, anche perché secondo me ci vorrebbe... Io sì, dico ma che secondo vorrebbe... me arriverà il giorno, arriverà il giorno. Dove diventeranno così iconici da finire a teatro questi personaggi. E eh, io mm. lo spero. Magari non nel teatro generalista, ma penso alle fiere del fumetto. Sì, esatto, un'esperienza eh, più controllata, un'esperienza certo. dove effettivamente ci siano persone che... Sono appassionate già principalmente di quel materiale specifico. Andrebbero a guardarlo senza dubbio, sì, sì, sì. E parlando un po' dell'anime nuovo di Banana Fish, visto che noi in realtà abbiamo raccontato il vecchio, giustamente Luca ci ha dato una breve, seppur un sul... fondamentale, introduzione su del contesto. Eh, raccontiamo un po' il contesto nuovo di Banana Fish che trovate su Prime Video, che è un uguale però un po' diverso sostanzialmente allora eh, c'è un uomo che viene ucciso a sangue San freddo in un vicolo a New York e prima di morire consegna ad Ash sempre Ash una sostanza con uh, dentro qualcosa insomma pronunciando le parole banana fish e, e queste parole non sono nuove ad Ash perché sono le uniche che suo fratello Tornato dall'Iraq, dalla guerra in Iraq, riesce a pronunciare. Quindi qui si, si stringe ancora di più eh, la, la vicinanza del tema di Banana Fish con il protagonista, che, che non è un qualcosa che diciamo incuriosisce lui perché accade, ma lo lega fortissimamente da subito, capisci da subito che si tratta di una questione personale. Nel frattempo. Uh, anche il giornalista Shunichi Ibe e il diciannovenne Eiji Okumura, personaggi importantissimi della storia, uh, si recano in città per fare un reportage sulle gang di New York e scoprono quindi Ash, eh, si, si conoscono e si scopre un po' tutta la sua storia. Si scopre che Ash da bambino è fuggito di casa, è stato adottato ed è stato allevato come erede scagnozzo nonché giocattolo sessuale di Dino Golzin, Papa Dino, il signore del crimine della East Coast. Arrivato a 17 anni Ash rinuncia a questo potere mafioso, abbandona questa persona che l'ha cresciuto e si dà, diciamo, un suo codice morale. Non è proprio una brava persona perché eh, è un gangster ma non vuole più vivere all'interno di quella che è la mafia organizzata diciamo è più intenzionato a creare una famiglia intorno a sé fatta di tanti ragazzi perduti come lui e piuttosto che lasciarli nelle mani di eh, uomini come quelli che l'hanno cresciuto lui cerca di salvarli uno a uno e portarli nel suo cerchio di gangster sostanzialmente ma per evitare che facciano la sua stessa fine e, e quando poi Ash ed Eiji si incontrano per questo servizio giornalistico scatta qualcosa tra loro due nasce un'amicizia fortissima una, una filia gigantesca che finirà per cambiare molte carte in tavola nella vita di Ash tanto quanto in quella di Eiji questo è un po' il contesto della storia, molto duro ovviamente. D'altronde abbiamo iniziato con Chiashan, che ci racconta solo guerra e distruzione. Certo, non potevamo... Co continuiamo con una storia altrettanto pesa e tosta da e digerire. Prendiamo, distanze da, da prendiamo Ma qui... le distanze e... dai gangster. Prendiamo da sì, le distanze sì, dai gangster, le associazioni sì. malavitose, le cose negative del mondo. Questa è una storia di fantasia, eh, naturalmente, che, che ci ricorda quanto alcune cose... Eh, siano negative però presenti quindi facciamoci i conti nella società, eh. certo 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 la società insomma purtroppo ci, ci fa scoprire anche queste cose qua e la serie è una serie che veramente dà dei cazzotti allo stomaco durissimi a tutti e li dà tanto ai personaggi che vivono delle, delle situazioni tremende quanto pure agli spettatori e uno spettatore può rimanere davvero eh, colpito, perso e anche spaventato in certi, in certi momenti da questo racconto perché c'è sempre una sottile tensione nel rapporto tra i due protagonisti che potrebbe rompersi da un momento all'altro, però è, è, è quel collegamento che in realtà riesce a tenere sani entrambi mm -hmm. quindi è una di quelle cose che non si può perdere ma vengono da due mondi totalmente diversi eh, il, il loro sentimento è una cosa quasi impossibile perché parliamo di un ragazzo giapponese di buona famiglia che fa il giornalista si occupa di scattare foto in questo caso e eh, un ragazzo americano cresciuto nei, nei vicoli più oscuri e profondi non solo di New York, ma proprio dell'animo umano. C'è naturalmente eh, anche l'immagine dei dioscuri che ritorna sempre perché eh, c'è Age con i capelli scuri, Ash con i capelli biondi. Quindi, sempre, questa, eh, questa, questa immagine di eh, personaggi: personaggio sporco e chiaro, Una esatto. dualità... la dualità sì. Ying e Yang, è sempre presente. Poi il personaggio pulito e quello eh, scuro, ovviamente. Eh, per il Giappone, questa cosa funziona sempre e insomma affascina anche, anche noi eh, da tanti anni a questa parte. E io non so, tu non l'hai proprio scoperto l'anime? Sei rimasto, no, l'anime no. Io sono rimasto al manga di Banana Fish. Quindi l'anime per me okay. eh, quello, sarà un, come, come dicevo prima, eh, troverai secondo me delle differenze so sottili per certi mm -hmm. versi. Uh, diciamo che tutto il rapporto che c'è tra Ash e Deiji, dello scoprirsi di um, lui giapponese, che cerca di insegnare quella che è la gentilezza tipica giapponese, quel, quel modo di affrontare la vita che richiede un perfezionismo giorno dopo giorno nei gesti, nella ritualità, negli atti che si compiono, e soprattutto nell'essere uh, disteso nei confronti degli altri, cerca di instillarlo dentro Ash. E Ash a sua volta cercherà poi Insomma di farlo diventare un po' come lui. A un certo punto gli mette proprio una pistola in mano e gli insegna a sparare. E... Eh, 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 diciamo, Perfetto. Lui, lui migliorerà lui o lui peggiorerà l'altro. Mm. È, è da capire. È da capire effettivamente. Anche questa è una cosa interessante da scoprire eh, guardando la serie, di cui abbiamo ben due clip. Attenzione! C cosa dobbiamo? La doppia clip Beh, incredibile! È, Prima è, volta è. che succede in assoluto, doppia clip abbiamo la doppia clip. Perché abbiamo l'antefatto. Abbiamo l'antefatto e abbiamo una parte del, del primo episodio okay. che ci fa comprendere di più un contesto, perfetto. Adesso li andiamo. Andiamo allora, andiamo, andiamo a vederle. Eccoci clip assurdo no no alessandro no no senza senso eccoci qua chi ha letto il manga già vede la differenza あんた大丈夫じゃねえなここれサンシェルスウエストだった命に <laughs> <laughs> なんであんたがそれを <laughs> おいこっちだ <laughs> これは一体何のマネだ <laughs> ボボス何だここに <laughs> 何のマネだ まあボス俺たちはディノにス。俺たんだディノにス。俺たちはディナリス。俺たちはディナリス。俺たちはディナリス。俺たちは朝食中でね

ヤスは組織の人間ではなくてただのネズミだったのだよだから彼らに頼んだそれにしてもよくわかったな連中の様子がおかしかったからここに3日目をつけてたんだおおさすがだなボスはそうでなければいけないやはり私の見込んだ通りお前は人の上に立つ人間だこの右腕を私のためにも役立ててくれるとありがたいのだ

aia tosta tosta la vedo male la vedo molto male eh... Eh, questo è un eh, po' l'hanno esatto eh, sì, scoprirete comunque a livello qualitativo è mostruoso cioè è il disegno è anime è pazzesco cioè, stiamo parlando un di serie un anime una serie recente il 2018 stiamo parlando di studio mappa cioè uno degli studi più importanti delle animazioni giapponesi in assoluto. Negli Comunque esempi. ho notato il fatto che in entrambi le clip non c'è un pensiero. Hai visto? C'è solo no. dialogo, non esistono parlano, i pensieri. Parlano, 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 parlano. Diciamo che quella parte di risoluzione interiore lascia un po' il posto a quella che deve essere l'esposizione dei fatti, il, racc il racconto mm -hmm. sostanzialmente. Diciamo che la forza del manga... Eh, che sta nel farti appassionare alle caratterizzazioni dei personaggi. Eh, qui è traslato nell'attenzione totale per i dettagli e dalle sfumature <ride> che ci sono nei discorsi. Ecco qua ecco pure Papadino. Nel modo in cui si approccia ad Ash come gli parla, il modo in cui gli parla diverso da tutti gli altri, quando poi guarderete l'episodio, sì. il modo in cui lo accarezza, insomma, ti fa capire tante cose. Così come anche Ash. Il modo in cui si aggiusta i capelli, oppure come guarda le cose, o come pronuncia l'attore, una battuta, eh, è tutto giocato lì. Eh, è veramente una ottima regia, una bella storia eh, che deve essere assolutamente vista su Prime Video. Assolutamente, noi speriamo di avervi invogliato oggi sia con Chan che ovviamente con Banana Fish. Vi ringraziamo, ovviamente per. Aver seguito eh, questo episodio di anime versus manga, io sono piacevolmente sorpreso. Ho visto ovviamente il trailer dell'anime, quindi già sapevo lo stile. però a livello proprio tecnico è molto ben fatto. Una roba completamente diversa da Kyashan, che per un mio gusto personale, per il feticcio fisico, probabilmente preferisco. Cioè. nel senso comunque Banana Fish è un anime completamente fatto in digitale. Abbiamo sì, visto anche sì. eh, la storia libertà con questo modello 3D praticamente esatto. e questa ripresa che si muoveva tutto, tutto attorno molto particolare eh, però rimango fan dell'acetato e di de de quell'odore pungente nel naso de dell'acrilico per, fatto per, per fare le celle una disquisizione sulla materia su sulla carta certo. e effettivamente ecco non voglio ehm, fare il demagogo però Banana Fish di Studio Mappa chiaramente è da qualche parte negli studio come bozza, eccetera. però Chiashan sì. disegnato proprio fisicamente, Chiashan esiste, Chiashan esiste disegnato da qualche parte, sparso nel Giappone e nelle case dei collezionisti. Nel mondo, mondo. esatto, cioè esistono proprio quelle cedoline, quei personaggi sono so vivi, sono dipinti, sono so fisici. Ecco, diciamo che quello c'è cioè, cioè, ci crea sicuramente una passione in più. L'anime ripetuto come dice Alessandro, storia, sì, 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 si può guardare tranquillamente se siete fan del manga. Tutto 24 episodi: il manga sono 19 volumi l'edizione edizione che ha domenico esatto. o nella nuova sono 10 volumi doppi praticamente. Detto quanto è bello, bello spesso, ovviamente si ringrazia Prime video per questi anime esclusivi che trovate sulla loro piattaforma e noi vi ringraziamo anche oggi per aver seguito Anime. Versus Manga, io ringrazio Domenico per essere stato qua con noi. E come sempre mi piace te. che con Domenico esploriamo magari opere molto più di nicchia, che la maggior parte non conoscono. Due terzi di chi era qua oggi a ascoltarci, non conosceva nessuna delle due. Quindi è bello in questo modo farvi scoprire opere nuove. E con Domenico le scopriamo anche io, a Shan, anche per me. Era, era la prima volta insomma io sono Quindi sempre contento mille... di questo Dout Des perché tante cose le ho scoperte con voi e tante altre ne scopriremo insieme ovviamente assolutamente sì in questo magnifico percorso che è Anime versus Manga grazie a tutti per averci seguito e noi ci vediamo al prossimo episodio grazie mille, ciao a tutti ciao